Ciao, in questo video vedremo la guida definitiva di Caitlyn, con informazioni come quando piccarla, quali sono dei suoi counter e delle tips and tricks interessanti proprio all'interno della custom, dove vi faccio vedere cose che dovreste sapere su questo campione. E come sempre queste guide un po' più approfondite sono sponsorizzate da un abbonato di livello 3, quindi vi ricordo di guardare gli abbonamenti se vi interessano. Detto questo, passiamo subito alla guida. Allora, intanto partiamo dal quando piccare Caitlyn. In realtà credo sia uno dei pochi AD carry che posso dirvi che potete prendere sempre, nel senso, è un AD carry molto stabile, molto safe e molto solido. Quello che fa, lo fa praticamente tutte le partite. Adesso poi vedremo la differenza tra le prime fasi di gioco, quindi l'early game, il mid game e late game, e quando e dove, diciamo, potrebbe essere un problema. Però in generale la prenderei praticamente sempre, senza problemi. Più che altro direi un quando non prenderla, ossia magari quando c'è qualche counter e sapete che potreste stare un po' scomodi in corsia o avere problemi di questo tipo. Partiamo da alcuni campioni che potrebbero darle problemi, così sapete magari quando non prenderla, specialmente se state iniziando ad utilizzarla adesso. Un campione molto forte che potrebbe darle problemi è Draven, chiaro che poi dipende dal giocatore, ma è un personaggio che è in grado di darsi una velocità da solo, quindi con la seconda abilità lui può corrervi addosso e tirarvi degli attacchi basi molto potenti. Allo stesso tempo, dopo aver vinto il trade o dopo avervi insomma fightato, se ne può andare senza troppi problemi. E ricordiamo che la forza di Caitlyn spesso sta nel riuscire a utilizzare i propri attacchi base fuori dal range degli altri AD carry, in modo da potergli dare fastidio e poterli continuare a tenere in quelle, diciamo, ecco, soglia dove voi li colpite e loro no. E quindi AD carry che si muovono molto velocemente e possono entrare a farvi un bel trade e tanto danno come Draven potrebbero crearvi problemi. Un pick contro il quale io personalmente mi trovo male e in generale non ho visto mai nessuno andare troppo bene è Jinx, perché è un personaggio che ha la seconda abilità, cioè la prima abilità che può trasformare nel razzetto, aumentare il proprio range e quindi oltre a colpire voi colpisce anche i minion contemporaneamente e può pusharvi. Questo può essere un problema perché con Caitlyn spesso noi vogliamo pushare la corsia in modo da poter essere dei bulletti magari sotto la torre, usare bene le trappoline e creare situazioni di svantaggio per il AD carry avversario. Jinx, utilizzando questo appunto il suo razzetto, può darci problemi in questa cosa e colpirci contemporaneamente. Inoltre ha la seconda abilità che ha un ottimo range e che ci rallenta se stiamo tentando di scappare o tentando di fare i nostri trade avanti e indietro molesti. Un altro paio di pick che diciamo non sono auto win e che potrebbero darvi fastidio sono Jhin e Miss Fortune. Jhin perché comunque ha un buon range e ha un buon wave clear, quindi può pulire velocemente la corsia e contemporaneamente darvi fastidio con la seconda abilità e con la suprema, mentre Miss Fortune ha tanta velocità di movimento, quindi può continuare a riposizionarsi per non entrare troppo nel vostro range, ed inoltre ha un buon wave clear, anche lei può pulire facilmente, spammare la prima abilità, colpirvi insomma se non siete nel punto corretto, e senza considerare che se serve può rallentarvi con la terza abilità buttandovela in testa e quindi impedendovi di avere un trade troppo positivo nei vostri confronti, cioè voi verso Miss Fortune, ecco. Infine ci sono un paio di pick che possono sopravvivere, che però io non prenderei contro Caitlyn o comunque in generale non li utilizzerei come counter, che sono Ezreal e Varus. Sono due campioni che possono farmare dalla distanza e comunque non perdere troppo dal range di Caitlyn. Tecnicamente parlando però non è che siano proprio dei counter che dite ok gioco contro di loro allora ho problemi, no. Se prendete Caitlyn contro Ezreal o Varus dovreste cavarvela molto bene, dovete soltanto capire come gestirvi le loro abilità, dargli fastidio, spushare la corsia molto velocemente e obbligarle a usare tutte le loro abilità solo per farmare mentre voi li corcate di botte. Per quanto riguarda la parte iniziale del quando piccarla e dei suoi counter ci siamo, ma andiamo su una parte molto importante, cioè all'interno della partita. Vi faccio vedere una cosa. Allora, una cosa importante con Caitlyn da tenere in considerazione è la sua passiva, il colpo alla testa. Ogni 6 attacchi voi sparate un colpo alla testa che infligge 33 danni fisici bonus e i nemici in trappola o nella rete attivano un colpo alla testa, quindi quando utilizzate la trappolina e quando utilizzate la rete. Sì, lo so che ha fatto quella cosa strana. Comunque, voi dovete utilizzare questo colpo più potente. Una cosa importante però qual è? Che per il resto della passiva attaccare dall'erba alta prepara il colpo alla testa al doppio della velocità. Quindi guardate, se io faccio così, inizio ad accumulare i colpi sotto di Caitlyn, li sto attaccando 3, 4, 5, 6 e il mio prossimo attacco, vedete, potenziato farà più male. Quindi lo vado a utilizzare e faccio più male. Se voi siete all'interno di un cespuglio, questi colpi saranno 2 alla volta. Quindi vedete che mi sono bastati solamente 3 colpi per arrivare al colpo potenziato. Questa è una cosa importantissima da tenere in considerazione e quando potete cercate di utilizzarla. Esempio, state attaccando e state, adesso facciamo così, io sono a 2 colpi, 3 colpi, 4 colpi, magari so che sto per tradare il mio avversario con un paio di attacchi base, entro qui dentro in modo che saranno solamente 2 gli attacchi base e non 3 o 4, insomma quanto poi sarebbe stato necessario se rimanete fuori. L'altra cosa estremamente importante è imparare molto bene
bene il vostro range, che potete vedere semplicemente tenendo premuto l'attacco base. Se vedete l'attacco base, io lo tengo premuto, appena cammino dentro al range di qualcuno mi attacca, ok? Quindi ovviamente state attenti a questa cosa nel non attaccare qualcuno che non volete, però potete controllare il vostro range, così potete capire come dare fastidio all'altro AD carry, perché la cosa più importante che potete fare contro gli altri AD carry è quella di andare a colpire l'attacco base, andarvene, andare a colpire l'attacco base, andarvene. Ovvio che se loro stanno scappando voi li potete continuare a inseguire e continuare a menare, però il concetto di Caitlyn è quello di restare sempre quel tantino fuori dal loro range, così se vi vogliono menare non ci riescono e voi indietreggiate, se invece vogliono scappare non ci riescono e voi gli menate mentre scappano. Ovviamente quando fate questa cosa e ci sono i minion in corsia, attenti al danno dei minion, che possono essere insomma un po' più forti di quello che pensate, specialmente nelle prime fasi di gioco. Un'altra nota importante è la terza abilità, che molti pensano sia un'abilità per riuscire a scappare molto facilmente, ma di base non è, è un piccolo saltello con un'animazione piuttosto brutta. La cosa importante da tenere in considerazione della terza abilità è che ovviamente se andiamo a colpire un nemico lo rallentiamo e gli mettiamo la terza, cioè gli mettiamo la passiva. La passiva, quella che abbiamo visto prima del colpo alla testa, quindi se noi andiamo a fare questo vedete che abbiamo un attacco base potenziato nei loro confronti. Questa cosa che potete fare, tecnicamente potete fare anche la terza con la prima, che è una combo diciamo carina che potete fare quando state scappando, se vi stanno ingaggiando più che altro in corsia, dove se utilizzate terza e prima non succede niente di particolare, cioè fare questo che contemporaneamente li tirate in modo che se loro vi stanno venendo addosso vengono rallentati e diventa ancora più probabile che li colpiate con la prima abilità. Una cosa importante da ricordarsi è che la prima abilità fa meno danni se colpite due bersagli uno appresso all'altro, nel senso che il primo bersaglio sta per quello che prende più danni, il secondo ne prende di meno. Adesso andiamo a vedere, guardate, io tiro la prima abilità sul primo e faccio 76 al primo e 46 al secondo. Sì, l'abilità diventa più grande quando colpisce il primo bersaglio, come c'è anche scritto, colpire un nemico fa ingrandire proiettile ma riduce il 40% dei danni successivi. Invece, se colpite un nemico in trappola o nella rete, fa sempre il 100%. Vi faccio vedere brevemente un esempio. Se io vado a colpire con la rete qui, mi sposto e li colpisco entrambi, vedete che ho fatto 108 ad entrambi. Questa è una cosa importante da ricordare. Quindi trappola o rete, cioè se hanno l'effetto questo qui, gli fate comunque il 100% dei danni se l'è andata a colpire con la prima abilità. Questa è una cosa da ricordarsi, perché? Perché se in corsia state tirando sempre la prima abilità per pulire i minion e nel frattempo colpite loro, gli farete meno male delle volte in cui magari avete pushato la corsia, stanno sotto torre e gli tirate questa, oppure gli mettete la trappolina e gli tirate questa dopo averli bloccati. Altra nota, ricordatevi di utilizzare la trappolina se avete un personaggio magari tipo Morgana, tipo Thresh, tipo qualcuno che ho Lux che vi blocca la persona, appena la blocca subito mettete la trappolina, prendete l'abitudine a mettere la trappolina. Ricordatevi che l'hitbox è un po' più grande di quello, cioè vedete come l'ho messa? Guardate, se io la metto tipo qui, no, qui è ancora un po' troppo, no, l'ha preso uguale, ecco, capite com'è l'hitbox di questa trappolina. Quindi se la utilizzate anche mentre loro hanno appena bloccato qualcuno, ce la buttate sotto e vi preparate quindi a fare più danno possibile sulla persona bloccata. Stessa cosa vale per la zonia, se qualcuno ha usato la zonia, boom, trappolina sotto. L'altra cosa che vi ho detto prima è quella dell'early, del mid e del late game con Caitlyn. Nelle prime fasi di gioco, nei momenti della corsia, siamo molto forti e possiamo utilizzare le varie tattiche che vi ho, insomma, che vi ho descritto per essere molto molesti, andare a pushare ad esempio la corsia il più possibile e iniziare a dare fastidio ai nemici qui sotto la torretta. Intanto, cosa importante, questa vale in generale, quando pushate mettete della vision, magari una bella ward tipo quella che si può mettere qui, molto bella, che mi sta insegnata da un support, così potete avere visione sia su questo punto sia su questo punto e andate a pushare. Quando state pushando con Caitlyn date fastidio mentre stanno sotto torre, provate a prendere questa abilità. E una cosa che potete fare, adesso prenderò dei danni perché non ci sono i minion, è mettere le trappoline tipo qui oppure tipo qua dietro. No! Perché la trappolina qua dietro, vedete che è illuminata qui dietro, non la vedono neanche loro, quindi se la prendono in faccia e ci passano. Quindi chiudete le strade con le trappoline. Altra cosa importante per le trappoline, se siete in un team fight dovete usare le trappole, le usate prima. State facendo il Drake, ok? Stiamo andando a fare il Drake, non aspettate che arrivino i nemici, iniziate a chiudere le vie d'accesso, mettete le trappole tipo qui oppure le mettete una qui nel cespuglietto, perché poi la gente non se lo aspetta. Quando c'è un team fight grosso non guardano quasi mai la posizione delle trappole, invece voi ve le mettete così oppure ve le preparate nella vostra via di fuga. So che stiamo da questo lato, io me ne metto un paio qui e mi metto a fightare, così se qualcuno mi salta in faccia o arriva io vado dietro le mie trappole. Quindi vi ho detto dell'early game poco fa e di come potete dare fastidio. Questo è uno dei momenti in cui Caitlyn è molto forte. Poi arriva il mid game. Se non avete vinto tantissimo la corsia, non vi siete fidati,
stadio, non avete preso tanti gold, eccetera. Ecco, questo sarà il momento in cui soffrirete di più con Caitlyn, perché arriverà quel momento in cui avete quei due oggettini e faticate a fare danno al tank avversario, il bruiser avversario, non gli fate danno. Ecco, quello è il momento in cui dovrete stare un po' più tranquilli, cercare di farmare e stare più indietro possibili. Quando arriva il late game, se insomma siamo con una quantità di gold decente, torneremo a fare dei danni assurdi, avremo tantissime trappole per ogni teamfight e sarà più facile riuscire a vincere. Quindi la cosa più importante è, se riuscite, vincete l'early game, prendete le placchette, uccidete la torre, mettete pressione per il drago, diventate forti in modo che non avrete quel problema nel mid game. Ma detto questo, andiamo a vedere la build. Intanto parto con il dire che vi parlerò di due build. Intanto vediamo la prima, quella critico, quella che stiamo vedendo di più di recente, quella che sta soppiantando ormai la build Lethality, che però ogni tanto si vede ancora. Questa build prevede che si comprino le scarpe come primo item e successivamente ce le possiamo fare magari con una Zonia oppure con una Quicksilver Sash in base alla, insomma, alla necessità. Scarpe come primo item sono comode, ci fanno curare di più e ci fanno fare un buon danno. In più siamo molto aggressivi in early game, quindi non abbiamo problemi. Poi si va sulla Brama Sangue, primo item, che ormai è un item fortissimo da dopo che è stata reworkata. Ci dà un sacco di danno, buono il critico, buono il rubavita e la passiva, che quando siamo, insomma, con tanti HP abbiamo più velocità d'attacco e più attacco fisico, e con Caitlyn di solito ce l'abbiamo perché siamo con un buon range. Successivamente Magnetic Blaster, item reworkato per avere quel range gigantesco, ed è molto comodo con Kate perché abbiamo range in più e danno in più, nonché arriviamo al 50% di critico. Andiamo poi sul Memento Mori, che ormai ci dà, oltre che l'anti-heal, ci dà anche il critico, quindi perfetto, e la penetrazione armatura. Ma ovviamente, se vi serve prima l'anti-heal, andate a fare la spadina del carnefice e poi successivamente arriverà come terzo oggetto il completamento del Memento Mori. Andiamo poi sul quarto oggetto da critico. Ho visto che di recente molti stanno facendo il Danzatore Fantasma come quarto oggetto. Se lo fate, non avrete critici potenziati, arriverete comunque al 100% e avrete la passiva del Danzatore Fantasma, che vi permette di muovervi velocemente avanti e indietro e riuscire a doggiare tutto piuttosto facilmente. Quindi a me piace molto questa configurazione. Però se sentite che vi mancano i danni, ci andate a fare l'Infinity Edge e state, insomma, tranquilli o tranquilli nell'avere il 100% di critico e del danno. Infine, come ultimo oggetto, vedete una bella Guardian Angel, che come sempre è un item che aiuta sugli AD carry, ci aiuta a sopravvivere, insomma, a durare di più nei team fight. Se proprio la Guardian Angel vi fa schifo, va in cooldown e ve ne volete fregare che avete il 125% di critico, fate col Phantom Dancer e l'Infinity come ultimi due oggetti e quindi avete la passiva del Phantom Dancer e nel frattempo i critici anche potenziati. Non è proprio la migliore scelta, io vi consiglio di andare con il Phantom come quarto e vedere come vi trovate. Se sentite che vi manca il danno, ci buttate l'Infinity. Comprate la Guardian Angel. Se la dovete vendere perché avete preso tutti i gold, siete belli impaccati di danari, allora fate il change mettendo il Phantom Dancer come quinto. Questi altri oggetti che vediamo sono situazionali e sono la Speranza Perduta, se proprio hanno tantissimo danno magico e vogliamo avere attack speed e un po' di difesa e poterci curare. Abbiamo la Zanna del Serpente, se serve veramente tanto l'antiscudi, non lo sta facendo nessuno. E le Fauci di Malmortius, che non è che ve le consiglio proprio al 100%, nonostante lo scudo magico è carino e riusciamo ad applicarlo. Per quanto riguarda le rune, andiamo con Little Tempo, che funziona benissimo su Caitlyn, brutale, più danni sui nostri attacchi. Uccisore di giganti, che potete cambiare, ricordatevi che uccisore di giganti potete mettere quella o Coup de Gras in base alla situazione. Con tank a uccisore di giganti, senza tank mettiamo Coup de Gras. Ed infine abbiamo attacco, cioè tanto la leggenda la crita per l'attack speed, e abbiamo attacco potenziato. Ogni 10 secondi il tuo attacco successivo diventa potenziato e infligge più danni. Considerando quanti ne tiriamo, faremo piuttosto male. Se in più avete un bel headshot pronto e aspettate un pochino, vi arriva questo contemporaneamente, tirerete delle botte incredibili. Incantesimi andiamo con lo sfinimento o con la barriera, ovviamente sempre il flash, dipende da come vi trovate comodi. Per la seconda build da letalità, che ogni tanto si va ancora a fare, si utilizza il First Strike per fare più gold e tirare un attacco bello potente. La Draktar, che sappiamo va a rallentare del 99%, ci fa fare quella, insomma, ci fa colpire più facilmente i nostri avversari, quindi tiriamo una bella botta di danno in più con danni fisici bonus. Quindi facciamo Draktar, First Strike, dannone grosso e rallentamento. Collezionista ed Essence River. Io tendevo a fare prima l'Essence River e poi il collezionista, però se vedete che vi mancano i danni potete fare appunto collezionista come secondo, Essence River come terzo. Abbiamo poi l'item antiscudi, che se non serve, se proprio non hanno nessuno con gli scudi, ci potete buttare una lama di Yomu e poi la fine della notte, quindi avere diciamo la full letalità completa e avere lo scudo della fine della notte, che è molto comodo. Ma se non vi piace continuare troppo sulla letalità, quello che avete fatto è cominciare di Draktar,
cominciate con la letalità, cominciate col first strike e poi però continuate con una build con il critico. Quindi ci buttate l'Infinity Edge, raggiungete il 75% di critico e magari come ultimo oggetto ci buttate un Memento Mori che vi va a dare anche insomma la penetrazione e l'anti-heal contemporaneamente. Per le scarpe saranno quelle di penetrazione direttamente, perché insomma va in combo con tutta la nostra build. Per le rune abbiamo il primo attacco, abbiamo impatto improvviso che in realtà lo utilizziamo principalmente sulla rete, però ci interessa diciamo questo ramo perché andiamo sul marchio del debole che ci fa fare più danni, andiamo sul collezionista di occhi che ci fa fare più danni e ci fa prendere potere adattivo, e poi andiamo sul colpo di grazia per fare ancora più danno con nemici bassi di salute. Questo perché così la nostra suprema farà dei danni belli importanti. Per gli incantesimi, come prima, la barriera o lo sfinimento. Ma detto questo, io vi lascio al gameplay. Perché Ezra mi piace tantissimo, il problema è che non lo trovo, cioè questa season non me lo sento molto. Ma non è solo una questione, è proprio una questione di... A me piacciono i personaggi che si teletrasportano. Ezreal mi ha catturato tanto ai tempi, lo giocavo a P-Mid, quando ancora era più fattibile, quando aveva la W che attraversava i minion e colpiva, cioè meglio che colpiva i minion più che attraversarli. E la parte bella era che potevi fare danno ai minion con la seconda abilità e quindi aveva un wave clear semidecente. Poi l'hanno cambiato, ma mi è rimasto nel cuore. Mi piacciono i personaggi che si teletrasportano comunque. Bella sta trappola Riot, mamma, io la voglio mettere nel coso. Che palle. Mi sono fatto colpire da sta roba a caso. Andiamo, ci siamo. Trappolina lì. È pazza. Vabbè, si è tirata lo scudo, giustamente mi sa. Cioè, first strike up, quella. Sarebbe da levarglielo. Bello. Ho tradato ancora perché sono messo comunque bene io qui. Non è male. Ok, allora che cosa ho fatto? Ho flashato in dopo aver messo l'exhaust per essere sicuro di prendere la trappola e levarmi dai mezzo i minion avversari. E sapendo comunque che Blitzcrank stava mirando non al grab ma a fare il pugnetto, perché come vedete con Blitzcrank quando può va a correre a fare il pugnetto prima di grabbare. Ciao Flor. Ogni livello fa 90 danni meno presi. Aspetta, ricordo a cosa. Ho messo la trappola. Perfetto. E torna lo scudo? Sì, mi sa di sì. Peccato. Dovevo tirare prima un attacco base. Buono. Ragazzi, non funziona. Ah, perfetto. Oh no. Ah, ah no. 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 Corri. Corri. Per favore. L'ha uccisa. Sì. Grazie Shen. Il tuo sacrificio. Thanks, my Shen. Sono vivo. Sono vivo. E si è preso pure la kill. Si è preso su Jinx. Secondo me, portarello, palesemente. Cioè, la di carry 3-0 adesso. Bello fiddato. Guardate anche la wave in push qui. Doppio carretto. Facciamo perdere le cose a Jinx. Che sta... Però sta arrivando, per quello sto attaccando. Tanto lo prende lo stesso questo. Buono così. Pulisco. 1 e 3. Ci piace, ci piace. Ho preso anche il minion.
Ho paura di Karma, mancano 17 secondi al Drake, quindi non esagero. Che non si sa mai. Abbiamo una trappola qui. E vado sulla placchetta. Placchetta, free placchetta. E la... nice try. Troppo i minion infami. Qua c'è Lux qua dietro. Troppo. È arrivato troppo danno. Bene, va bene. Bueno. Tutta la R di Jinx. Eccola qua. R di Jinx fatta e me ne torno. 2700 gold, raghi. Andiamo qua. È volato via Shen. No, Shen ti prego. Shen ti prego. Shen ti prego. Ok. Ora me ne torno in base e vado a prendere la BT. Tanto le support. Dov'è le support? È morto le support. Perfetto. Non so dove. No, la mia torretta. Ecco, forse questa è una brutta storia. Hanno due minion soltanto, quindi ok. La prossima wave devo trovare il modo di appiazzare un po' di trappolame. Trappolame, trappolame. I razzetti sono pericolosi. Vado a fare un Q su tutti i minion. Cerco di pulire più velocemente. Sazam! Ok, ci siamo. Doggiamo tutto. Non mi hanno visto. Non mi hanno visto. Trust. Colpita. Qui c'è una ward. Dai, Karma, stavo leggendo la chat. Tanto ho la BT, quindi mi curo come un maialotto. Guardate, maialotto che si cura. Sono proprio io. Poligrabbo. Muoio. Dai, lo scudo di Pantheon quanto è broken. Lo scudo di Pantheon quanto cazzo è broken. Ho provato a precastare la Q sperando di fargli abbastanza danno post scudo, ma niente. Vabbè. Grab dive era buono, ma sono arrivati in troppi. Ulti di Pantheon e Kane è troppo veloce. Veloce, tra l'altro Kane mi sa che ora sta facendo blu e voglio capire dopo come partorisco. Ok, va bene, non importa. Siamo nel chill. Siamo tutti nel chill. Andiamo a prendere la torretta. Torretta presa, Luxor mi fa la E qua, mi li yoinka, guardate, yoink, non me la yoinkati, brava Caitlyn. Chiudo il Magnetic Blaster con questi, con i prossimi, il prossimo regolo in teoria io. Vediamo se riusciamo a gankare mid, ma secondo me se la danno proprio. Alla macchia! Potrei comprare questo, io. Vabbè, seguiamo Blitzk anche nella crociata. Vai Borizzo Coranco, in decrociata, for polizia. Vai Boritz, Urank. Le grabi. Le grabi dabi. Andato. Qua arriva Kane dalla parete. Vorrei avere il mio Magnetic Blaster. La faccio la torretta intanto. Io direi nice try, ma becchiamo. Or not. Oh, porca loca. C'è stata un'azione un po' aggressiva che non mi aspettavo qui. Ma no! Era per Pantheon, Riot! Vabbè.
fare la torretta back. C'è la torretta a difendere dal push di Jinx. Prendo il Magnetic Blaster, vado a fare la critico e poi mi sa che faccio la zonia. Perché il problema è che Pantheon mi shot uguale, ma per Kane la zonia mi serve. Però ora ho veramente... sono messo bene. Cacchio, potrei comprare la zonia io. Aspetta. Compro la zonia. So che lascio quei minion, ma c'è Drake, raghi. Perfetto. Grazie ancora, sgancia sti 3 sub. Vabbè, ma basta anche la sub sua. Easy clap. Oh merda. Vabbè. Pensa comunque a sto grandissimo figlio di Kane che sta dietro l'angolo ad aspettare. Che stavo andando pure a mettere la ward. Dio buono. Bel danno bilanciato comunque, Riot. Bel danno bilanciato. Campione che ti esce dalla parete e ti fa il 90% dell'HP senza neanche usare la suprema. Giusto, è giusto. Va bene così. Divertente. Counterabile. Counterabile, divertente e funny. Ok, ora la zona pure in CD, tra l'altro, per non farci mancare niente. Guarda che c'è Kane qua nella qualche parte mid. Sto schifoso. Maledettissimo. Era botto. Ok. Devo stare tipo sempre dal lato di Blitzcrank. C'è Kane, cioè. C'è Kane! Non so se lo possiamo startare, Baron, infatti. Galio pusha, raghi, Galio pusha. Facciamo lo scatto. Ok. Devo stare attento ai muri. Hanno preso Galio. Shen ha pushato top. Farà Zed sicura. Quanto mi manca l'Infinity qua? Ancora 1000 gold. Tieni per rompere le palline con Banshee o Corona e Zonia. Lo so. Edge of the Night sarebbe l'unico item, ma non sto neanche andando letality, quindi è un po' un casino, onestamente, sto game. C'è il rosso, io vorrei il rosso, amici. Questo rosso qua. Ma che questi fanno il Baron? Vabbè, non lo possono aver iniziato ora. Devo guardare un po' meno la minimappa e un po' di più me stesso questo game. Che sennò mi planano. È un po' too much la ulti di Shen, però. Ma più comodo a me, in teoria. Qui avrei i soldi per il frammento. 2400 gold, raga. Mamma mia. Facciamo questo. Ok. Guarda che questi stanno dietro. Kane da sopra. Kane da sopra. Kane da sopra. Let's go! Il kiting! Giampi alleno! Quadrupla uccisione! Il positioning! Le cuffie che mi sono appena volate via delle chiappe! Non rischio di romperle, non le ho rotte! Let's go! Un occhio dappertutto. Troppo main. Stavo guardando Kane e nel frattempo stavo attento a non esagerare contro gli altri.
La Gia mi farebbe comodo. Però adesso la Zonia. Cioè ce l'avevo pure prima, però. Ti prego, Lux, non perire adesso. Non perire adesso. Guarda qua. Ma che cacchio di fiesta. Era quell'altro bot, che rottura di palle. Mancano 30 secondi al Drake, è il momento migliore per crepare Pantheon in teoria. Io mi faccio il rosso. Oh cacchio. Ok, Karma muore. C'è un grabbino? Io non faccio la in perché mi serve per scappare eventualmente da Kane. Utilizzo il range per la torretta. Dai regà, Pantheon. Guarda che mo vanno. Perfetto. Trappoline del destino. E si va a dominare. Facciamo gli obiettivi? Bello lo scudo di Pantheon comunque. Che cacchio vuole? Alexa mi ha dato i soldi. Okay. Alexa stop. No, facciamo il Drake, che dici? Abbiamo 10 secondi. Mamma, questo corre tantissimo. Riusciamo a farlo prima che arrivi a Kane, eh? Sì, dai, ce la facciamo. Vado a prendere il memento. Pantheon voleva shottare cosa? Voleva shottare Blitzcrank, ma la gente si dimentica sempre della passiva di Blitzcrank. Ok, adesso devo continuare a giocare così perché altrimenti Kane mi shot e finisce tutto quanto. Il rosso non ce l'ho, tra l'altro, questo fight. Seguo Blitzcrank proprio come un'ombra. Lux difende. Questi hanno capito che devono splittare e basta comunque. Perfetto. Ottimo. Non so se Lux ce la fa contro quello lì, ma dobbiamo fare Baron noi. No, stanno chasando. Aspettano, stanno facendo Baron. Mettere trappole questo adesso. La cucca di karma potenziata qua, però no. Comunque Chase su Pantheon secondo me non ci stava per niente. Ci stavano gli obiettivi da fare. La Q di karma potenziata che mi uccide quando avevo fatto il kiting giusto mi rompe. Sì, Joe, perché non può tankare 5 colpi, 5 autoattacchi e pure le spell. Mentre sei fuoco sul game, io e Shinny stiamo facendo scuola con enciclopedie umane. Il problema è che qua secondo me perdiamo, perché loro continuano a splittare, perché hanno capito che non vincono in fight. E tra un po' io morirò da Kane. Cioè sono sopravvissuto le ultime 3 volte da Kane e non prima o poi arriva il momento. Non ho i soldi per questo. Guarda Milton, guarda nessuno che difende, cazzo di torrette, cioè ci deve andare Blitzcrank a difendere, quei due che sa che cazzo stanno a fare. Ecco, oh, questo è un bel problema, provo ad arrivare il prima possibile. Io ho doggiato la ulti della nostra Lux per qualche motivo. Perfetto. Mi curo qua. Trappoline, regà, come vedete è più worth piazzare trappoline che fare altro durante la partita. Galio, ok, facciamo il maggiore. Portalo qui. Qui, e io vorrei poterlo attaccare da... Va bene.
punto al maggiore, ora non me ne frega niente. Ciao, lo dico. Ottimo. Ok, sto partorendo sto game, raga. Sto veramente partorendo sto game. Ho la GA, posso essere un po' più aggressivo. Spero che Blitzcrank noti il fatto che ho la GA, che posso essere più aggressivo. Zed si va a prendere blu e mi prende il rosso perché non ho tempo da perdere. Andiamo. Vi prego. Vi prego. Vi prego. Panther là è problematico. Pantone è problematico. Qualcuno che va a difendere da Pantheon, per favore. No, raga, Pantheon chiude il game. Ah, ci sta andando Shen, perfetto. Bello il silence. Bello il silence. Oh, ma quello? Ho uccisa perché avevo il maggiore e non lo volevo sprecare, non avevo visione su Kane. Mi muovo per cercare di dare i colpi energizzati qui, ho le trappoline. Bello questo, ma non basta. Ho ancora il maggiore, lo posso sfruttare. Ora ho il range anche sul prossimo attacco base. E lo crepiamo. Andiamo a fare il Nexus e vinciamo. GG, VP. GG, VP. 22-3-12. Keitolina, JP Allen tutti i giorni live dalle 16 alle 20, tranne il venerdì.